Benvenuti in un nuovo video commento con il finale del Conclave. Oggi sono qua con Andrea. Ciao ragazzi. Abbiamo abbattuto tutto nel, non importa, qua nel negozio. Bene, Andrea. E di cosa si trattava? Niente. Una roba di Magic, quindi non ci interessa. Non in questo momento almeno. Allora, abbiamo la finale del local, quello local, del fatto ovviamente Fantamagus Certosa da me. E abbiamo due Targaryen in finale, io ci tenevo a commentare questa finale, doppia Targaryen, sono esatto, contentissimo sì, del risultato della mia casata. Allora, come vedete, come leggete, in realtà abbiamo Nicola Melusi con un Targaryen Casa della Porta Rossa sulla vostra destra, e invece abbiamo Livio Presciani con un Targaryen Fedeltà più tradizionale, sì, per così dire, alla vostra sinistra. Sulla vostra sinistra. Due finalisti in questo bel Roca di Milano, non lombardi, e un po' ci dispiace, ma purtroppo è stato, c'è stata un po' è di... è andata il migliore, il miglior piazzamento è stato il tuo, è quarto stato posto. Il mio, sì, sono perso in semifinale contro Livio. Sì. E niente, insomma. Allora, io devo fare una piccola chicca, perché Nimer mi si avvicinò all'inizio del torneo e mi disse: Cal, cosa devo fare? Non so cosa giocare, perché voleva giocare, credo che l'alternativa fosse Martell Wolf. O forse sì. No, dopo me lo dirà Nimer, mi picchierà probabilmente perché non mi ricordo qual era l'alternativa, ma io non ho neanche voluto sentire l'alternativa, perché lui mi ha presentato: cosa gioco, Targaryen o... Io mi sono fermato lì quando ho sentito Targaryen e ho detto: no, ovviamente Targaryen, sei al mio local, in casa mia ti permetti di giocare qualcos'altro? No, devi comunque giocare Targaryen, e sono contentissimo del suo risultato. Allora, Nicolò intanto gioca a Casa della Porta Rossa, diciamo che lui parte come... Allora, innanzitutto ragazzi, se ve lo siete persi, lunedì abbiamo fatto deck analisi. Proprio di quel mazzo lì. Esatto, l'ha fatta Nicolò, che sta curando le deck analisi per il Conclave in quest'anno. E quindi guardatela, trovate la lista del mazzo, non solo, ma trovate anche la spiegazione di come giocarlo, le scelte che sono state fatte, le alternative che si possono fare. Quindi Nicolò parte come di casata. È un burn, no? Perché comunque vediamo subito la piazza del supplizio. Lui è anche quello di Livio, in realtà è un mazzo tipicamente burn. Comunque fedeltà si presta moltissimo, sì, però sì, sicuramente sì, può giocare con dei costi diversi, può giocare con carte fondamentalmente diverse. Il problema della Porta Rossa, soprattutto di questa edizione, noi ce la ricordiamo dall'edizione precedente, facciamo sempre i vecchi portandoci indietro, ed era decisamente più facile comunque gestirla, sì, come composizione del mazzo. Qua invece, con il setup stringatissimo a 4 ori, veramente diventa un grosso problema, quindi bisogna utilizzare un mazzo con dentro una curva di costi molto molto bassa. E Nimer ci è riuscito comunque, sì, poi gioca anche luoghi per coprirla in caso di casini, sì, insomma è decisamente ben fatto come mazzo. Allora, qui il setup per Nimer è con la... Nimer ha la nuova location di economia, che però non mi ricordo come si chiama, è quella che dà due ori a te, ma anche un oro all'avversario. Una roba qualcosa, porta, è una roba sì. Adesso non me la ricordo, ma comunque l'ho trovata una carta efficace. Sì. Che in realtà è mia colpa, perché nell'unboxing tipo l'avevo scornata. Sì, nel ROD comunque funziona molto bene. Funziona molto bene perché ti dà due, si tappa bene. Ti dà due ori, ne dà uno anche all'avversario, ma tu comunque vuoi vedere, cioè quei due ori. In un controllo poi comunque te ne puoi anche fregare. Esatto, e nel controllo così esatto, è decisamente entro. È un regal così per gradire. Sì. Dall'altra parte invece c'è un simpaticissimo verme grigio. Sì. E poi, visto che sono due carte con l'arte alternativa, sì, non capisco. Allora, sicuramente una è una... come si chiama? Potrebbe essere Fleabottom. No, credo che sia quella di una sala grande. Una sala grande, e l'altra Hall è la piazza, quella che rialza. Se ok, sbaglio, adesso io ammetto sempre le carte con le arti alternative prese magari dagli altri tornei. Quelli non ufficiali. Quelli non ufficiali. Perché mi sembra che sia, cioè, tanto per un local, voglio dire. Oltretutto, poi i ragazzi hanno sempre comunque l'alternativa. La carta, sanno sempre di dover portare l'alternativa corretta, e quindi perché no? Non sì, so, comunque, cioè, le quella sempre. È sicuramente una Great Hall, l'altra è sicuramente la piazza che rialza, okay, insomma, mi ricordo. Great Hall? Caspita, proprio boh, sì, stranissimo. È una di Great quelle Hall, che anche la piazza che rialza, penso sia una di quelle fatte proprio dai ragazzi toscani in occasione del Winter Festival. Ti ricordi che avevano sì, tutte sì, le sì, altre, sì, quelle ricordo, dei quadri, anche quella dovrebbe avere qualche quadro.
famoso dipinto sopra. Prima intanto che fanno setup, Andre, allora innanzitutto lui setup verme grigio perché non si aspetta marcia, secondo te? Secondo me se l'aspettava anche, però non lo so, gli è venuto così, dici? Okay. No, più che altro, allora, aspettarsela se la può aspettare, però io ho notato anche una cosa, quando comunque costringi, diciamo, l'avversario a partire di marcia, sì, magari perdi un pezzo anche importante come potrebbe essere verme grigio, però lo costringi poi a una riserva 5 che in un mazzo come quello di Nimer è un bel palo. Quindi lui ha detto, ma me ne frego, vado di verme grigio, perché tanto comunque Nimer parte praticamente automaticamente di counting coppers. Sì. Che purtroppo è un trend che stanno prendendo moltissimi Targaryen, perché comunque la meccanica di casata sembra diventata quella che ti svuota la mano e quindi sei costretto a giocare con più carte possibili. Dall'altra parte comunque cos'è? Summer Feast e una Counting Coppers. Intanto il nostro video... È Late Summer Feast? Quella... No, è 6-1-1, come si chiama? Quindi è Time of Plenty. Time of Plenty. Ecco, intanto Livio mette giù quella lì era Flebotton, quella la riconosciamo, Conclave direi che è riconoscibilissima, e poi mette giù un Khal Drogo, delicato, e tiene due ori, delicato, per far sorprese. Io mi aspetto... Ha messo giù anche l'economia fedele Targaryen, sì, là in fondo, sì, che è la Slavery Bay Port, e quindi secondo te, cioè tu vedendo questo setup qui, quanto subodoravi che avesse in mano un Koto il nostro Livio? Io proprio, cioè, tantissimo, scontato, free bottom con due ori aperti, cioè proprio Koto era proprio chiamatissimo per me, però adesso poi vediamo. Allora, succede. Guarda, potrebbe essere Koto, potrebbe essere anche un evento, per esempio, se ha un meno 3, Regal non lo preoccupa, per esempio. No, è vero, però io, sì, non so perché, però con la free bottom in due ori mi aspetto tantissimo Koto, non so perché. Comunque, vabbè, adesso vediamo per cosa giocheranno. Dall'altra parte, invece, Nimer comunque colleziona 4 ori, che comunque sopra Counting Coppers è notevole. E contratto con quell'economia nuova, grazie a quell'economia nuova, che comunque gli fa fare due ori, che non sembra, però non sono male. Ha detto 7 ori a Livio, ma vabbè, tanto era già grosso di per sé. Esatto, cioè, e Livio intanto gli ha dato anche una carta in più, quindi questo turno Nimer ha pescato 6 carte. Un sacco di carte. 6 carte. E allora, comunque, come funzionano bene o male i due mazzi? Io il mio modo di giocare e il mazzo che sto usando al momento è molto simile a quello di Livio. Invece quello di Nimer è una bella sorpresa, cioè è un qualcosa di diverso, che esula un po' dal Targaryen classico, con dentro tutte le carte fedeli possibili immaginabili per cercare di scontare, di utilizzare l'agenda il più possibile. Dall'altra parte ci sono un sacco di sorprese. Ovviamente abusa degli eventi, come è giusto che sia, e l'unica cosa è che adesso senza icone potere, come farà? Cioè, allora, è la sfiga della terra, sì, diciamo. Cioè, intanto vabbè, anche Nimer mette giù la piazza per rialzare. Perfetto. Diciamo che secondo me il mazzo di Nimer, l'ha detto anche Nimer nella deck analisi, poi andate a vederla, è veramente fondamentalmente lui per mette attivare... giù solo quella, tra l'altro. Sì, solo quella, tiene tutti gli ori perché ha in mano un sacco di eventi, è bombardato di eventi. Comunque è un mazzo che può fare tantissimi trick. Sì. Trick che comunque ho visto fare anche tanti altri mazzi. Io ho visto giocare estate. Intanto con gli ne vediamo trick. Subito uno, perché cosa succede? Parte di intrigo di verme grigio, fa un Dracarys più un dragon, dragon schiavo. Snow Slave, sì. Ed è così, da un totale di un meno 6 al nostro povero verme grigio, al nostro verme grigio, che ci saluta e muore. Niente male, direi. Non male, ha finito tutti gli ori, quindi adesso non ha molte sorpresone da inventarsi. E di qua entra Koto di Livio, che io, come ti dicevo, molto subodoravo. Ha di Freedman e un Regal negli scarti. Tutta roba buona che poi rientra di tutta, cioè, sì, sì, però attenzione, perché è molto pericoloso. Sì, io solitamente piuttosto cerco di scartare qualcos'altro che non siano draghi, perché sennò poi sono problemi. Sì, è capace che ti trovi a dire, vedere, beh, cosa aveva in mano. Sì, penso, certo. Comunque parte una militare che va incontrastata e gli fa mettere in gioco i Freedman, certo. Se li fa tutte le sfide, meno male. L'unica intrigo ovviamente che non è passata. Ma e, ecco, c'è da dire una cosa. Adesso lo vedremo in questa partita molto bene. Il mazzo di Nimer, soprattutto con questa
partenza, cioè lenta di setup, lenta perché parte di counting coppers, sì, e poi sì, vedrete sì, che sì, normalmente parte, in realtà lo spoileriamo, di doppia counting coppers per due turni. Gli lascia molto controllo, cioè gli lascia fare controllo, però il problema è che se trovi un mazzo che parte molto aggressivo nel chiamare punti, soprattutto sulla carta casa, cioè Nimer è obbligato a dargli un sacco, a dare tanti anoppo, non vince la Dominance, certo. Quindi comunque contro mazzi che chiamano punti molto molto in fretta rischia. Infatti anche lui nella sua deck analisi ha detto proprio che uno dei modi per contrastare il suo mazzo è quello di sbattersene, di farsi uccidere i personaggi, ma costringere, ma certo, fare sfide a nastro per cercare di chiamare tanti punti in fretta, perché lui rischia poi di non farcela più e poi magari di chiudere tutto in un turno buono in cui magari ti sei tenuto un paio di eventi tu, in cui magari fa uno sbianchino e un'altra cosa per bloccarlo e lui e vai a chiudere, certo, sostanzialmente. Perché perché vedete che Nicolò praticamente parte proprio è in realtà un po' il trend dell'agenda, non solo del mazzo in sé, sì, anche dell'agenda. Infatti vedete che adesso Livio comunque chiude il primo turno avendo fatto 4 punti, ha 3 personaggi in campo e gli è morto, e Nimer tutto il suo gioco è stato uccidergli Verme Grigio, che comunque non male. Vedete che adesso secondo turno di nuovo counting coppers per Nimer, e invece ho detto alla fine è il trend, adesso purtroppo è il trend Targaryen. Se vuoi funzionare devi avere carte in mano pronte per essere scartate, pronte per essere rimesse in gioco con Flea Bottom. Devi vedere Flea Bottom molto velocemente, quindi comunque anche il doppia counting coppers anche solo per vederla. E dall'altra parte Livio cosa fa? Counting tira anche coppers, lui counting lui coppers a sorpresa, cioè, nel senso che comunque, vabbè, comunque si è appena liberato di due carte, certo, e oggettivamente hanno tutte e due bisogno di avere tante carte, sì, in mano, non c'è niente da fare. Livio fa più board, Nimer fa più controllo, fa più diciamo, controllo, sì, con la Stratega che comunque ancora non l'abbiamo visto entrare in azione. Perché? Perché Nimer comunque, soprattutto contro certe casate, ha bisogno di passare in potere, e lui, come poi ci spiegava anche nella deck analisi, che vi invito sempre ad andare a vedere, lui praticamente è condizionato a vedere Second Son e Free Bottom per attivare, sì, quell'agenda, cioè per attivare la beh, piazza. Può farlo anche in altri modi. Può farlo in altri modi, magari contro certi mazzi che sono un po' più leggeri in potere, però diciamo che se non vede i Second Son, lui in allora, potere non è così molto forte. Io comunque usando la piazza, la piazza del supplizio, anch'io nel mazzo che comunque è fedeltà, quindi io lo uso al modello Livio, anche se ovviamente ho smesso di usare Verme Grigio perché è molto pesante, insomma io ho cercato di tenerlo più basso possibile, anche comunque di costi, anche se fedeltà. La uso, certe volte faccio dei trick incredibili o l'attivo con Viserys, perché la gente non vuole committarsi, cioè non devono partecipare. Nel frattempo Nicolò ha messo giù, la vedete in fondo, ha messo giù un Tourney Ground. L'altra cos'è? E l'altra è Free Bottom, è una, sì, Free Bottom promo che ha preso, sì, 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 in torneo all'estero, se mi ricordo bene. Ecco, adesso le cose un po' cambiano. Sì. C'è da dire che in questo momento, Viserion, infatti, ce l'ha fatto vedere, non ha nessun target Nimer nella sua discard. Sì. Perché ha solo 20. Vabbè, metterà giù Koto e Fuela la cosa. Cioè, molto probabilmente adesso ci aspettiamo la mossa Koto anche da parte di Nimer. Sì, infatti, sì, sì, vediamo un attimino cosa succede. Dall'altra parte, non so se Livio ha sbagliato o tanto non gliene fregava niente, perché si tiene alla fine i soldi. Vedo che da una parte e dall'altra sono un gran problema. Ma non so perché non ha scontato Viserion di Great Hall. No, non piedi, l'ho fatto. Così. Infatti, si è dimenticato. Detto, sì, sicuramente no, si è dimenticato. Intanto parte di un intrigo a forza 1. Vabbè, minimale. I Friedman probabilmente finiranno in qualche modo tragico. Sì, oppure vediamo, perché comunque cioè, sprecare un evento per bruciare sti omini a volte magari non vale la pena. O anche comunque magari ti ha... Beh, adesso avendo Flea Bottom e avendo i soldi per poterlo usare, chi se ne frega, anche se scartasse un personaggio, certo, anzi forse meglio che così torna. Certo, è vero. Però se avesse in mano Koto, Nimer, gli scartasse Koto, non sarebbe affatto bene. Direi di no. Quindi infatti adesso vediamo Nimer cosa sceglie. Intanto piega Tourney Ground così per intimidire. No, vabbè, comunque, no, per, sta, attivarlo. Comunque per attivarlo adesso se avessi in mano questa è la deformazione, no, Greyjoy, vedete, ecco, adesso lui comunque non lo lancia Koto se ce l'ha in mano, comunque si perde una carta, rischia un poverino sfigatello Targaryen. Gli è andato benissimo perché sì, comunque sì, gli scatta un personaggino che può tornare, ecco, vedi, anche il personaggino sfigato Targaryen lealista così. Se adesso dovesse tornare, cioè lui, mettiamo che adesso, non so, Livio sviene
e butta tutti tutto, all'attacco, sì. Anche quello lì può fare la, può attivare fare la, piazza, la piazza, sorpresa all'ultimo minuto, sì. Tra l'altro vi dico una cosa che mi sono molto, mi ha molto colpito, no? Adesso che comunque questa cosa della free bottom e dei Targaryen, io adesso mi trovo con tanti mazzi ad avere il problema di fare intrigo quando l'altro non hanno bersagli di free bottom negli, nella discard, certo. E ti costringe a giocare veramente male. Cioè, è fubato veramente. No, man, è una carta che personalmente non è mai piaciuta. Perché fa board ad un costo. Fa un board talvolta anche troppo potente. E non sto parlando solo dei Second Sons che continuano a tornare. C'è una combo. Ovviamente la combo è coi Second Sons. Però non solo con loro. Io ho visto anche comunque con i Martel fare dei bei disastri. Adesso Nime perde la potere. E adesso. No, aspetta, ha perso la militare e un'altra militare. In allegria, sì. Almeno dalle militari, icone l'ho visto. Ha fatto due militari, sì, scusatemi, ho fatto due militari. Pazienza, tanto no. Sì, tanto vabbè, non aveva punti, quindi era comunque come preso ha preso un intrigo e due militari, così tanto senza claim, ma intanto sono sì, due. Però intanto guardate come va su di punti il nostro Livio, guardate, arriva a 7 punti come niente. E non c'è board dall'altra parte, quindi non è che, cioè, non è che ha mazzo, molte. È per questo che vi dico che comunque il mazzo di Nimer è rischioso, secondo me. Perché ti manda, cioè, ti dai comunque modo. Adesso forse giocando meno rush, per cui comunque riesci a gestire un po'. È vero che lui poi lo scopriremo, gioca i due Vara per dire, certo, per cercare di tenere Doeris e Morghulis. Sì, proprio per cercare, ovviamente, perché altrimenti contro certi mazzi non avrebbe nessuna possibilità di uscirne. Però comunque rischia veramente di mandare sul suo avversario di tantissimo. Boh, adesso Livio pensa, vedi cosa? Adesso uno che non avesse avuto il lealista Targaryen nella pila degli scarti, partiva una potere di Khal Drogo, erano altri due punti. Adesso c'è da dire che lui probabilmente può rialzare di piazza anche lui, quindi va bene, nel senso, sì, può ancora gestirsi la cosa e magari... oppure si tiene quel Khal Drogo in difesa. Se avesse la possibilità di farlo, io lo farei, così aggiungi altri due punti. E poi se lui te la volesse mai fare, cioè, sarebbe impazzito. Però se credo che Livio opti per tenersi Khal Drogo in difesa. Adesso comunque vediamo che Nimer qua era, mi sembrava molto anche lui pensieroso, perché comunque deve cercare di gestire la situazione, perché non può dare troppi punti al suo avversario. Cotto, ecco qua, infatti Livio ha passato e qui entra Cotto e scatta, guarda Second un po' Sons. Second Sons e Freedman o qualcosa comunque che può tornare, vediamo. Ecco, Viserion. Comunque due personaggi che tornano regamente, certo. Quindi vabbè. Tra l'altro si mette lì anche un drago per farlo entrare se dovesse tirare una Dracarys a sorpresa, per modo di dire, no? Però... Sì, certo. Ecco. I seconds, vedi, adesso quei seconds sono problemi, perché comunque così, tanto la potere passa uguale, quindi ha una possibilità soltanto, rialzare il drago e parare con entrambi. E infatti vediamo se decide di farlo. Io lo farei, perché così costringi comunque Nimera, volendo, a tirare qualche evento per perché passare. Altrimenti lui così ti vince la potere e ti brucia il drago, sì, di piazza, e quindi non è bellissimo. Poi ha ancora una militare da fare, sì, cioè, infatti, nel senso che probabilmente vince, quindi cioè, lo butta giù molto di board, con niente, con nulla, con zero personaggi in gioco, giocando Cotto, sì, Freebottom, sì, certo. Cioè Second Son, e quella era la cosa un po' pesante. Rialza di questo mazzo, cioè, secondo me. Ma non sono, però attenzione a dire mazzo di Nimer fa queste cose le fanno tutti i Targaryen, no, in questo, sì, momento, certo, lo fa anche, lo fa anche certo, ovviamente entrambi i mazzi hanno le stesse meccaniche, cioè, di base, la meccanica è buttare in negli scarti più roba possibile che torna con Fleabottom, utilizzare Fleabottom. Adesso Livio fa la cosa che dicevamo noi, cioè corretto, spara con entrambi, scatta una Fleabottom per rialzare il drago, para con entrambi per cercare di vincere, vediamo oppure... se Nimera magari ha in mano un Dragon Is No Slave, ha degli Iori, quindi probabilmente ha qualcosa. Iori ce li ha. Ne usa due, se non sbaglio, e per dare meno 3 a Khal Drogo. Ecco. Io non so se l'avrei fatto. Però, sai, con il meno 3 a Khal Drogo, poi lo può anche uccidere di piazza. Adesso, se la vince, questo è il ragionamento che ha fatto Nimer. Adesso, sì, se la vinco, lo mando a meno 5, quindi mi muore. Sì, no, che è correttissimo. È corretto, però, è un po' rischioso, vero? È un po' rischioso perché, allora, in realtà l'avrei pensato anch'io. Guarda cosa succede. E infatti fa un consuming anche Livio,
in questo per modo evitare di perderla. Esatto, in questo modo andiamo da una parte a 4, ma dall'altra parte a 3. Sì, e sì, quindi sì, Livio sì. è ancora sopra nella sfida di potere. E adesso bisogna vedere se ha una risposta Nimer, ma ha un oro solo, non ha modo di... No, non ce l'ha. Il ragionamento è correttissimo, perché quel meno 3 lì poteva portare Khal Drogo in range di piazza, vinceva la potere, gli bruciava Khal Drogo, bella lì. Personalmente l'avrei comunque fatto sul drago, per un motivo: se mi va male gli ho fatto un pezzo. Qui comunque con i Targaryen tu devi sempre cercare di tenere board quanto più corto possibile, in modo da cominciare a far entrare le piazze, cioè scusami, a far entrare le marce al muro e cose di questo tipo che devono avere adesso, un impatto. Adesso Nime decide di non fargli la militare ma di fargli l'intrigo. A questo punto di aggredire fa bene, la mano. Tanto chi se ne frega. Va bene. Tra l'altro può ancora rialzare di piazza. Sì, eventualmente gli fa anche una militare. Adesso se vuoi può anche fargli una militare rialzando di piazza. Quello che volevo dire io è che anch'io avrei ucciso il drago. Sai perché? Perché se poi ti andava bene e passava, uccidevi l'altro omino piccolo di piazza. E così e in rimaneva più, una marcia. E in, che più comunque... avevi, no, in più avevi militare. Sì, da fare e dopo marcia. Da vincere sicuro, perché era impossibile, poi marcia. Comunque Nimer decide di non perdere carte in mano, rialzare per così, vincere la militare, perché così. Tanto adesso secondo fondamentalmente parte Valar. Nel frattempo notare che comunque quel Khal Drogo è arrivato a 2 punti sopra, Livio è arrivato a 8. Adesso sì. Voglio dire, adesso Valar è telefonatissimo da parte di Nimer. Certo, tanto se perde Cotto che gli frega a lui. Se per caso Livio avesse visto però una copia per quel Khal Drogo... Ma una copia di Viserion in realtà, rimanere con qualcosa sul ma board. Ma soprattutto quel Khal Drogo, secondo sì, me, certo. Cioè, per dire, secondo me la partita sarebbe stata molto differente. Probabilmente Nimer non avrebbe tirato Valar, però sarebbe stata molto differente avrebbe, perché... No, vabbè, a quel punto avrebbe fatto un Dueris. Avrebbe fatto un Dueris, però... Sì, sai, però Dueris, ok, cioè... Beh, sei sicuro che Cotto va via? E il tuo sono rimane? Sicuro che Cotto va via, però rimane con 3 personaggi, e comunque, cioè, sì, soprattutto sì, con sì, il personaggio doppiato Freeman, con... Sai. Sì, però col personaggio doppiato con sopra 2 punti. Adesso praticamente parte ovviamente Valar, è quello promo ufficiale del mondiale. Del mondiale. E dall'altra parte cosa c'è? Non la vedo, capisce? Forse non so se non credo sia Prime Nevi. È una c'è questo riflesso malefico. Boh. No, adesso ve lo diciamo. Marcia al muro, è possibile? Sì, marcia al muro, si è marciato Viserion. Si è marciato Viserion. No, aspetta, che cazzo sto dicendo? No. No, Viserion è nei morti, perdonatemi. No. Che cacchio sei? Cosa no, non ha marciato niente. No, cosa è morto? No, Cotto è morto. Cotto è crepato. No, non è marciato niente. No, adesso vediamo. Non lo so, non ne ho idea. Comunque, forse quando toglie le... Trama con... Ah, forse quella che ti obbliga a difendere a 5... La Besieged. Credo che sia quella, sì. Allora, intanto comunque il nostro Livio gioca una... gioca Daenerys. Certo. Non mette niente, tiene 3 ori, può mettere dentro comunque un altro personaggio. Sicuramente, per evento... tra Flea Bottom e queste cose qua tornerà sicuramente qualcosa. Dall'altra parte Nimer comunque a Crane Zero, la marcia, sì, la tirata... Non... tirata. No, non l'ha ancora tirata. Però ah, ok, quindi sicuramente Livio pensa di mettere in gioco qualcos'altro, perché altrimenti sicuramente qualcosa che rimanga, quindi qualcosa non di free bot. Tanto si è tenuto 3 ori, potrebbe essere Kite delle Ombre, potrebbe essere Kite, oppure probabilmente un Rianima Dragon. Sì, o un Fire and Blood. Fire and Blood, probabilmente una di queste due soluzioni. Gioca Astapor con quanti ori? 1, 2, 3, 3. 3 ori. Astapor con 3 ori si tiene un oro per Flea Bottom. Per Flea Bottom, c'ha bisogno. Cioè. Infatti questa qui ha dovuto giocare. Mi diceva Nimer che di solito gioca Astapor nel turno in cui gioca la River. Fire and Blood. Fire and Blood. No, mi diceva diciamo che normalmente gioca Astapor sulla sua trama, l'unica trama di economia che gioca nel mazzo, che è quella nuova, quella che ti fa fare gli ori per Trade Routes. Trade Routes. Ok. Beh, vabbè, la situazione comunque sembra, con le virgolette obbligatorie, relativamente compromessa. Però ma siamo sempre lì. Il drago va agilmente sotto, come piazza. Si chiama, sotto piazza, e quel drago lì, quindi sì.
Un attimino da... Rimettere Viserion è la sua unica opzione. Tra l'altro qui vedete che Rivio decide di fare stranamente, secondo me, una potere. Perché stranamente? Secondo me va benissimo. Perché se rianima Drago, se rianima, come si chiama? Sì. Se rianima i Second Son e la vince in difesa, gli uccide di piazza il Drago. Ma avrà i suoi motivi, nel senso che intanto non riesco a immaginare. I Second Sons, sì, vanno a 5 perché c'è Daenerys in piedi. Giusto. Astapor, se la usa per il Drago, non la usa per Daenerys, quindi comunque potrebbe essere un'idea. E probabilmente lui ha qualche evento in mano, alla bruttissima, nel senso che se Nimer decide di rianimare i Second Sons, di parare e di usare pure Astapor, potrebbe avere benissimo un Dragon is no slave. In questo momento comunque gli basterebbe rianimare i Second Sons e difendere, e già, in questo già sta vincendo. Sì, però secondo me già sta vincendo, e dirà, non lo so, neanche un Dracarys non basta per uccidere i Second Sons. Ancora, cioè, quindi non so, non capisco bene cosa vogliono fare. Quel tour nei Grounds secondo me gli ha dato comunque un bel boost, perché comunque anche è comunque una bella carta, sì. Soprattutto per una cosa che soprattutto per uno che utilizza così tanto gli eventi. Cioè, adesso non voglio dire, però mi è sembrato molto rischioso fargli questo potere. Cioè, no, probabilmente... io non penso sia rischioso. Ah, lui, ecco, rianima Drago e gli fa un Dracarys. Dracarys su Drago. Ok. Io non so se avevi fatto questa scelta. C'erano soluzioni migliori, ma non lo so, perché comunque ti dico, uno quando è a 3 ore lì, io non me la sentirei. Potrebbe essere problemi, a forzare la Astapor. Cioè, voleva forzare Astapor in qualche modo. Flea anche lui. Ecco, questa qua però, io non so se avesse avuto, se Livio aveva in mano dei personaggi da scartare con Coto migliori di Regal. Però in questo momento Regal è pericolosissimo, perché ti va sotto. E non so se quanti Fire and Blood puoi giocare, ma senza Drago poi è un problema. No, è vero, però c'è da dire che alla fine comunque Nimer ha ottenuto quello che voleva, certo. Cioè, fa sì che in sfide quella Daenerys rimanga da sola, quindi sì, può marciare. Secondo me, poi ne avevamo discusso anche un po' a margine della partita, così probabilmente se faceva delle altre scelte poteva addirittura uccidere quella Daenerys. Sì, 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 sì. Però vabbè, poi l'ha giocata così, nel senso che comunque a tutti gli effetti è cambiato veramente poco niente, nel senso, cioè la marciata invece che uccide, certo. non è cambiato niente. Adesso si subisce un intrigo, perché comunque lui alla fine qua gli fa, no, gli dice basta, che poi perché non fai una militare a questo punto? Ma perché c'è cosa pronta. Sì, però glielo fai usare. Comunque vabbè, qui Livio voleva andare in Dominance, ma Nicolò gli dice guarda che in realtà devo sfidare io. Perché in realtà... Ti puoi rialzare, fare potere, però gli regalo una carta. Diciamo che comunque la trama di Besieged è proprio un turno di inutilità totale, perché praticamente non c'erano mai difensori. Adesso io vado assolutamente in controtendenza, e secondo me è inutilità palesa sempre. Almeno no. È una carta diversa da quello che tutti hanno pensato. Tutti hanno pensato, quanto è bella Besieged nei Targaryen perché ti forza a committare. Ma sti cazzi, se non lo fai, se non committi, se non difendi, tu comunque stai perdendo la partita. Che io faccia Besieged o no. Niente, Nimer decide di non fare niente, i due draghi sotto, vanno sotto, Livio comunque fa Dominance, ritorna di nuovo 8 punti, però qua si mette sotto marcia e adesso... Qua secondo me cominciano a essere problemi. Sì, qua probabilmente Livio... Ma in realtà inizia... il problema è partito con Valar, giustamente, però poteva tenere il board ancora più corto, Livio poteva anche tranquillamente andare più tranquillo. Comunque ha scelto di mettere quella mono, forse adesso non so, non sappiamo bene cosa aveva in mano, però... Ecco, mettere un mono Daenerys se fosse stato un po'... Vabbè, ovviamente lì è partita la marcia, qua la marcia del Tigello. E di qua invece, come al solito, abbiamo difficoltà. Non vediamo purtroppo, c'è un po' di riflesso. Miseria, c'è proprio riflesso dove ma sai che forse potrebbe essere marcia... No, aspetta, è 5-0-1. Close call perché... ecco, adesso vediamo, perché sposta Khal Drogo, che era morto, e adesso vediamo che lo rigiocherà.
Lui giocherà sobriamente, l'aveva ripescato, sì, sì, l'aveva ripescato. Delicato anche lì. Gioca Omino. Un Omino che durerà tanto. Però fa board. Adesso con Astapor, il problema è anche Astapor da una parte e dall'altra parte no. No, sì, certo. E quello è un altro bel perché, controllo. Perché poi vediamo che come terre sono tutte e due con la piazza per rialzare, tutte e due con free button, da questa parte però in più c'è Astapor e la piazza del supplizio. Certo. Tutte e due fanno male. Dall'altra parte prima c'era il board, adesso non c'è più. E per quello che dicevo, se vedeva delle copie, Rivio avrebbe avuto vantaggio. Adesso invece la... Diciamo che ovviamente va tutto a vantaggio di Nicolò, certo, che ha più carte in mano, più location in gioco, importanti diciamo. E sai che io vabbè, non so, io non, adesso non ho mai visto nessun tipo di carenza economica da parte di Livio, ma non so se si sta ricordando della terra di Limer. Ah, non 1, lo 2, so. 3, 4, 5 soldi è sulla carta e ne ha preso uno per giocare lì a lista Targaryen. Però l'ha preso con la sua terra, non sta contando allora la limitata. Forse non sta contando la limitata di Nimir, sì. Questo non credo che cambi molto perché non ho mai visto penuria di ori da una parte né dall'altra, quindi. Però qua magari un soldino su cosa poteva fare la differenza. Poteva metterlo, vero? C'era un soldo in meno, più, sì. Non credo, ecco, ho contato male? 5 no, più, non ha doveva avere di economia. 7 in teoria. E ne aveva 6, perché ne ha preso uno per giocare lì a lista Targaryen. 1, 2, 3, 4 di sconto, 2 per giocare Khal Drogo. Sì. Corretto? Sì, 2 per giocare... 2 per giocare Doria e uno che gli avanza, ne ha presi 6. Ne ha preso uno in meno, sì. Questo è pericoloso perché quella carta lì è bella, ma il suo drawback lo deve avere, se no rimane ad essere una che costa uno e ti dà due ori, non è che... Ricordiamoci che a differenza di la 901, Time of Plenty, no? Questa non so se gliela questa non è una reazione obbligata. Questa qua è una tu lo devi fare. È un effetto passivo, sì, però siccome non è un effetto cattivo al gioco... È un effetto passivo. E... Se lo deve ricordare il giocatore. Cioè, godo... Ci sta, eh. Allora, nel senso, non si attiva e quantomeno... È una roba sempre un po' al limite. Diciamo che se lo dovrebbero ricordare comunque tutti e due i giocatori. Poi... Vabbè, poi ti ho detto, magari ho contato male io, ma non credo, perché... No, mi sa che mi è sembrato così, che ha preso 6 ori. Comunque, totale, nel frattempo Livio fa 5, questo intrigo 5, con la donnina 2. Sì, esatto. Va benissimo, tanto se vuole usare Astapor lo usa... Oppure flea bottom, non c'è problema. Flea bottom, vediamo cosa tira dentro. Ma tira dentro second song, second song vabbè, era abbastanza scontato. Era chiamatissimo. Anche perché adesso il risalta, di sicuro. Sì, vediamo come però. C'ha proprio i 5 minuti contati. Oh, forse gli fa soltanto un Dragon's Not Z. Guarda Livio che... Già piange perché già vede è un giustissimo. Sobrio però Dragon's Not Game. Vabbè, ma ci sta. Sì, diciamo te li devi aspettare questi. Doveva scattare una carta della mano. C'è già di buono che non ha preso niente, nel senso che non li ha ripresi mai. Non è mai riuscito a vincere sfide con Draghi. No, perché Draghi è sempre usati per bruciare, quindi non ha mai fatto sfide per ora. Va bene, quindi ora. Direi che quel meno 2 ci sta. Poteva fare, come si chiama, Astapor e Dragon is no save su Khal Drogo nell'eventuale attacco di Khal Drogo, ma non gliene frega niente. Infatti adesso ci sta pensando, lui comunque lo vuole tirare per non perderlo dalla mano di sfida in intrigo, sì, sì, diciamo. Infatti vedete che non siamo ancora, perché qui Nimer ci pensa. Il target. Ci pensa se tirarlo su Khal Drogo, perché sa che così poi dopo gli annulla la sfida, sostanzialmente Khal Drogo con Astapor. Io l'avrei fatto su Khal Drogo. Invece lui alla fine decide di non perdere l'intrigo, probabilmente è ancora una mano buona da difendere. In realtà non è così, cioè un Dragon is no save su di lei poteva andare bene, poteva a questo punto, se non voleva controllare tra virgolette Khal Drogo, poteva anche non lanciarlo proprio, piegava Astapor, tanto dall'altra parte c'hai i second sons, non passerà mai. Ovviamente voleva difendere la mano. Ecco, adesso vedete che parte una sfida militare, non di serviva a dargli Khal Drogo, meno 3. Gli dà meno 3 e la difende, non so, non bene serviva perché a dargli meno 3. Ah no, qua forse perché Nimer non si ricordava, no, ma in realtà doveva ricordarsi che ci avevamo detto che praticamente meno 3 non è permanente per tutta la fase, ma era solo per la sfida.
Ok, la sfida è finita. Scarta Drogon per rialzare Khal Drogo. Questa è un'ottima mossa perché, perché il Drogon può tornare. Può tornare. Infatti, succede subito. Però perché? Tanto gli fa un'altra militare e... E vanno via i cosi per forza, vanno via gli Unsullied per forza. Sì, perché lui deve conservare, se, visto che non ha visto un'altra copia da buttare negli per scarti. Forza, assolutamente. Adesso vedete che qua gli fa una militare solo con Khal Drogo, ma ci ripensa perché dall'altra parte può rialzare i Second Son e vincere in difesa. Ok, faccia pure, così ha risolto l'intrigo di prima. Cioè non aveva senso lanciare il Dragon. Adesso vedete che in realtà ci ripensa Rivio e la fa con il Drago e... Perché vuole essere sicuro di vincere sta militare. Ma poteva anche non farla, sinceramente. Così sa che si subisce una sola sfida. Va da bene. Parte di Nimer, che sarà quella fatta con i Second Son, che comunque deve rialzare. Sì, certo. In questo modo è sicuro che lui praticamente gli Unsullied muoiono e si becca al massimo una sfida, se Nimer decide di perdere una carta dalla mano, se no zero sfide si subisce, che quantomeno è qualcosa. Ci sta, però io penso che l'avrei fatta comunque solo col Khal Drogo. Se voleva rialzare le rialzava, se no, almeno si comunque si è sempre una sfida in meno si prendeva. Se sì, le difendeva comunque doveva difenderla. Una, se ne subiva quella degli Unsullied, invece così... Così si subisce quella dei Second Sons con una carta in meno. E sì, wow. Però là si subiva... Però ti sei tolto la possibilità di poter entrare con un drago. Adesso il drago va sotto, ricordiamoci, non però è più negli scarti. Sì, è vero, finita, quello è vero, cioè quello non è vero. Ha più fuel. Non aveva comunque ori per minacciare cose, però vabbè. No, vabbè, vediamo... io parlo per i turni successivi. Cioè, adesso comunque Nimer para e muoiono gli Unsullied, perché sì, comunque forza, non li può far crepare, non è impossibile. Perché senza di quelli... Cioè, non ammazzo, ha niente non ha negli niente. Scarti per poterseli permettere. Deve difendere perché sennò tornano i Freedmen. Ah no, sono crepati? Mi sa che sono morti. Sono morti, sono morti. Freedmen sono morti. Potrebbero lanciarli dalla mano per dire, però... No, sì, ma vabbè, pare muore. Comunque pare muore perché è inutile farlo andare su di punti, no? Tanto deve morire. Khal Drogo si riprende un altro punto. Lui scarta quei Freedmen. Attenzione, mossa Thatch. Sì, Thatch. Così ne fa due sfide, fa una militare e una potere. Sì, così può fare militare e potere... Vediamo se fa la militare, cosa che crediamo verosimile. No, forse prima fa la potere per essere sicuro che Doria... Fa la militare... Cioè che Iri esploda. No, fa la militare perché così può fare la potere, credo. Adesso fa la potere, immagino, perché gli fa un altro morto. Esatto, fa la potere. Sennò poi era costretto a fargli intrigo. Sì, 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 sì. Ok, così ha fatto due morti. Questi ritornano negli scarti, i Freedmen ritornano negli starti, i Freedmen sono lì. E vanno 8-5. Nimer si sta riprendendo. E Nimer qua è in netta ripresa. Si vedeva già dopo quel turno di Varar e marcia su Daenerys, ovviamente. Diciamo che non è... Livio, ecco, forse non è riuscito a ripartire bene dopo il Varar. Livio, secondo me, ha perso un sacco di pezzi, però non è che... Poteva fare un board più corto all'inizio. Tanto chi se ne frega, se ti controlla quelli è comunque costretto a giocarci degli eventi sopra. Tanto vale. Sì, probabilmente dovrà giocare più conservativo forse. Poi lui gioca una sola Counting Coppers e questa cosa un po' fa la differenza alla lunga. Nimer ha un parco di terre migliore in questo momento. È vero che ha un board sempre mediamente peggiore, però dall'altra parte per dire non ci sono i Second Son. Non li ha trovati, un po' di rogna, vabbè, esatto. Magari... Cioè questa nel senso, sto cercando di sottolineare le differenze adesso tra i due, ovviamente. Sì, ma vedi, anche... Comunque io prima, per esempio, non avrei fatto... Probabilmente non mi sarei ripreso il drago, vabbè, sti cazzi della militare. Oppure fa niente, tanto comunque sei costretto a perdere qualche sfida. Tra l'altro, se io dovessi essere proprio preciso, mi aspetterei che nel mazzo di Nimer ci fosse la Blood of the Dragon. Che non c'è, credo, perché... No, non la gioca. Non però la gioca. Se te l'aspetti... Ha preferito mettere i due Valar invece della Ha fatto bene, ma io per esempio gioco i due Valar e quella. So. Economia, portami via, ma almeno sbaracco allora, tutto. Qua cosa vediamo cosa giocano? Retaliation è dall'altra parte? Credo che sia Nothing Bears Like the Cold, sì? O mi sbaglio? Sì, infatti Nimer si è scartato il... come si chiama? Il... Tourney Ground e invece... E Livio si è scartato Flea? No, scusami, no. La piazza del rialzo. Plaza of Pride. Eh sì, perché alla fine tra Flea e Plaza of Pride preferisce tenersi... Sicuramente, beh, certamente. Sì, ma poi la Plaza of Pride che ho usato una volta e poi pian piano... Adesso vedi che è corto di carte, non riesce neanche più ad utilizzarla con... Da
vediamo, vediamo adesso un po' so, come secondo me è entrato molto in controllo e la retaliation di Livio non so quanto impatterà. 1, 2, 3, 4, 5. Stavolta se ne è ricordato. Stavolta sì. Stavolta sì. Allora, stavo guardando scendono, se... scendono due draghi per Nimer. Bene. A minacciare la situazione. Per. Qui Livio chiama loro in più. Ancora ci sono tre morti dei di là, che comunque non mettendo giù personaggi è anche difficile fargli di morte. Ok, sconta. Vediamo, scende un unico. Ecco! Scende Mirrina. Scende Mirri, che qui comunque un po' di grattacapi, secondo me. Ma sta andando per secondo. È Retaliation che gli ha troncato le gambe. Okay. Ecco, il problema è che qui avere Mirri sul turno di Retaliation... Sì, ma comunque fai target kill, alla fine ci sta dentro lo stesso, non è che... No, per amor di Dio, ci sta sicuramente, però nel senso, se riuscisse a fare sia... sia Khal Drogo che Mirri sarebbe bello, il problema è che secondo ma non me non ce la fa, non ce la farà mai a fare sia probabilmente quel Khal Drogo morirà, adesso vediamo, però ha troppi modi per farlo morire, cioè no, senso, banalmente può vincere una potere e poi dopo vince una potere militare. Con Second Sons tra Second Sons e Astapor fa 9, dall'altra parte c'è 10, o si committa tutto, tutto e poi dopo... oppure ci mette dentro i Freedmen per spargli lo scherzone simpatia o Viserion e siamo a posto. Guarda, ma infatti ci mette, no, Viserion. Ci mette anche a Drago, così almeno è sicuro. Sicurissimo. Questa potere che entra potere. Così almeno Romino piccolo muore, poi dopo entra anche in militare. Certo. Se si committa tutto poi entra in militare, qua non fa addirittura no posed. Esatto, qui muore Romino, adesso rialzerà probabilmente Second Son. Certo. No, beh, guarda, potrebbe anche non rialzare. No, potrebbe anche non rialzare perché in realtà gli basterebbe anche solo Drago più Astapor e vincere. Sì, però per essere vabbè, sicuro, di là ci sono gli Ori, potrà tirare gli eventi. No, ma sai che forse Regal è crepato, quindi a sti cazzi allora di avercelo in mano. Che vada. Certo. Ma è incontrollissimo, non so se Livio ne esce più. No, mi sa di no. Qui tra l'altro, vabbè, Magic Nicolò sulla militare sua, probabilmente Livio ovviamente penso che ci sceglierà di tenersi Mirri perché... Non so, perché potrebbe tenersi anche Khal Drogo, fare una militare e fare doppio morto. Sì, beh, oddio. L'unica cosa è che se attiva Mirri può targettargli Second Son. Sì, ma tanto... Cioè, il punto è che Livio non ha, di Second Source non ne ha visti, quindi è sotto come possibilità di board. Però adesso vedi che ritorna quel problema del drago. Se adesso avesse avuto il drago negli scarti, che non gli serviva comunque tirarlo fuori né la prima volta né la seconda volta, avesse avuto uno dei due draghi negli scarti, stavolta poteva tirarlo dentro per almeno fare una sfida, oppure tenere board. Cioè, metteva Regal adesso, Regal faceva un intrigo e passava. Che lui purtroppo non ha niente da ributtare dentro i free button, cioè questo è un po' il problema. Quello è il problema, non ha adesso vedete fuel. Che comunque parte questa militare, perché tanto Nimer sa che non può difendere su... No, è su a quantomeno su Mirri, quindi è inutile che sta in piedi. Io mi terrei comunque Khal Drogo, vediamo cosa fa Livio. Per fare militare clean 2. Ma anche potere a sto punto sei, cioè comunque tanto il board. Ma potere clean 2 comunque ti potrebbe su un bel po', eh? Sì. Potrebbe fare. Beh, la Noppo no, probabilmente, però ti farebbe fare 3 punti che comunque ti porta 10. Malissimo. Sì. La marcia è andata. No, secondo me perché sceglie il board... di tenersi. Sceglie di tenersi Mirri per targettargli quei Second Son sperando che non ne veda più. E così dice, almeno i free button non mi metti dentro più un mando. Ma c'ha 100.000 cose da mettere dentro. Sì, ha degli altri personaggi piccoli, mi sembra, però. Io mi terrei Khal Drogo. Ma allora vedi, mi sa che sta difendendo di Khal Drogo, lo fa morire. Ci pensa ancora un attimo, però oramai ha difeso di Khal Drogo. Non ha più neanche da rialzare, ricordiamoci. Che se avesse tenuto per rialzare, paradossalmente, sarebbe stato meglio che doveva avere anche qualcosa in mano da scartare per rialzare, certo. Mirri. Però doppia Mirri, allora è un altro discorso. Doppia Mirri è un altro discorso, sì. Magari non aveva niente da scartare per rialzare, non lo sappiamo. Però qua Free Button è stato un turno di inutilità, la piazza forse gli poteva servire. Certo. Infatti, vabbè, è morto cosa, adesso qui parte un intrigo di Mirri, che adesso è sicuri, e gli targetta i cosi, ma... Ci spera magari anche per tornare un po' su di economia, però io invece avrei agito sui poteri e probabilmente non avrei cambiato il claim
per cercare di tirarmi su di poteri, far scendere lui, tanto il Valar deve arrivare. Adesso probabilmente Nicolò girerà Valar Dohaeris, perché così ha una buona iniziativa, gli rimane tutto, anche dall'altra parte, ma che gli frega. Oppure gioca quella per fare economia, la Trade Routes. Pure gioca Trade Routes. Dall'altra parte, secondo me, Livio Boh è piuttosto. Cioè, però se avesse andato un attaccante in Coppers, l'avrebbe già tirata, credo. Ma se lui gli avesse fatto un potere claim 2 prima, tenendosi Caldrogo, stavolta ci stava bene Valar e vada via il culo. Cioè, tutto il board da una parte. Anche perché saremmo 10 a 6 in questo momento. Sì, saremmo 10 a 6. 10 a 6, qua c'è Trade Routes, dall'altra parte non si vede, ma comunque non è Valar, almeno non credo. No. È Dohaeris? Forse Dohaeris, sì, che non fa niente ovviamente. Fa un tubo. Era magari per partire per primo, ma boh, ma io adesso credo che comunque sia un po' del gatto. Adesso con 8-6 ormai il taglio è netto e il board è a favorissimo di Nicolò. Fa 170 miliardi di ori. Tra l'altro, mi sa che Nimer non credo che abbia ripreso in mano gli eventi. No. Non so, mi ricordo se aveva ori in avanti. Tempo con i suoi 12 ori, sì, forse ne aveva 14 ori. Cioè, gioca una simpatica. Dani con due draghi già in gioco. Sì, c'è Renon e. E Stealth. Sì. Se per sbaglio vede l'evento per rianimare Drago e mette dentro Rhaegar, facciamo festa dell'uva. Perché la doppia sfida con doppio Renon, doppia pescata, con tutti quegli ori poi è micidiale. Cioè. Livio può prendere due ori finalmente, dopo 30 anni può prendere due ori di. Finalmente i 4 morti sei riuscito a fare, Livio. Grande. 13. Ah, oh, dito corto per pescare. Dito corto per pescare, che comunque non è male. 8, 9, 10, 11. Il problema è che non ha niente da rianimare di free button ancora. C'è questo problema. Vediamo se riesce a giocare qualcosa. Vabbè, lealista. Un nomino da far morire. Lealista non so neanche quanto sia conveniente, ma va bene. No, probabilmente no, perché cioè, a meno che non lo usi adesso, ma nemmeno, perché comunque va sotto piazza purtroppo, cioè, o difendi a potere. Beh, infatti teniamogelo che è meglio. Teniamo in mano che se sopravviviamo a questo turno. Perché non credo. No, lo rimette, lealista. Lo rimette, cioè pensato, lo rimette. Niente. Perché non ha usato Sara Grande per scontare il dito corto? Non lo so, ma siamo sicuri che sia una Sara Grande? Sì, perché no, prima sì. Caldrogo, sì. A dire, non lo so, forse non è abituato a giocare a Sara Grande. Nimer praticamente, leggendomi sì, nel pensiero, fa la mossa rianimo Rhaegar per avere un turno di doppia allora, sfida. Aspetta, sono 1, 2, 3, 4 punti. Minimo. Sono 4 punti più la noppo di militare, sono 5 punti. Boh, gli fa anche. Sfonda una location. Sì, tanto sfonda perché gioca anche i Put to the Torch. Come potete scoprire se andate a vedere la deck analisi. In realtà, adesso con questo meta fatto solo di location fortissime ci sta dentro. Non... C'è da dire che noi avevamo visto modi. Che comunque i Targaryen, almeno dai miei esperimenti, i Targaryen comunque senza controllo location contro certi mazzi soffrono troppo. Infatti Nimer l'aveva visto anche lui e ha messo dentro. Non è il massimo del controllo location, ma vabbè. No, adesso con l'uscita del nuovo chapter ovviamente si può sostituire con l'attachment che forse è meglio. Intrigo a 6, intrigo a 5. Intrigo a 5, ma tanto c'è. No, potere a 5, perdono. A potere a 5 che è tanto molto meglio. Tanto chi se ne frega, o si committa tutte e due o ride. No, ma poi comunque c'è Astapo, c'è rischi 10-11. Allora, farà un Dragon di Snow Slave. Sì, perché così in combinazione con la piazza gli Brasa, uccide anche. Dito corto. Certo. Ecco, questa è la cosa veramente forte del mazzo, no? Che comunque sì, anche forza 4 sempre, con gli eventi certo, ti permette certo, di uccidergli. Lo riprende anche, tranquillissimamente. Lo riprende con tutti gli ori che ha, fa fama, pesca. Cioè, guardate, notate quanti 12, punti ha fatto. 13, 14... Come niente proprio. No, perché vabbè, non gliela darà mai a No Poser, ma... Poi ci domina sopra. Stealth. Ah, allora a posto.
allora è vinta qua. Cioè, tipo Intrigo Stert va a 14 punti. Se sì, non sì, sbaglio, adesso vediamo cosa fa. Però credo faccia questa cosa qui. Poi probabilmente domina. Cioè, perché non lo so. Con tutti gli ori che ha. Vabbè, non so quanti gliene rimangono. No, non da prima, però. Però tieni conto che può ancora forse rialzare di piazza. Quindi non è nemmeno detto che passi con Ramirez. Vabbè, gli toglie Dracarys è inutile, vedendo che senza Draghi non ci può fare nulla. Comunque l'ha fatto per andare a 14. Adesso vediamo se rialza con Amiri. È partita vinta perché rialza Daenerys, perché Amiri non entra. Rialza Daenerys scartando Koto. Basta. No, finita. Non scartando niente, perché tanto non sì, gli entra con fama e a posto. Beh, buona, un ottimo risultato da parte di Nimer, ma un ottimo risultato anche da parte di Livio. Io sono contentissimo, perché la casata comunque sembra decisamente in salute, carte molto forti, sinergie molto molto forti. Il fatto che si continua a dover scartare un sacco di carte, boh. Adesso io ti dico un po' una cosa, roba particolare, ma va bene, a quanto pare così. L'unica cosa che a me non piace in realtà del gioco Targaryen di adesso è il fatto che comunque non c'è modo di giocare senza Flea Bottom. Sì, no, quello è vero, e anche purtroppo, secondo me purtroppo non vengono molto spinte altre tematiche, probabilmente si sono intraviste come meccanica ma poi non sono state sviluppate. In casata, Dothraki, piuttosto che poi sugli attachment, non si sono viste, quindi vabbè, vediamo. Per il momento il gioco è questo qua. Barn con scatto carte e repulsion. Certo. Volevo dirti una cosa, è una tua considerazione, perché qua abbiamo visto un torneo, comunque avevamo 23 giocatori, quindi un torneo non piccolo, sì, sì, e abbiamo visto in finale due Targaryen. Poi gli altri non finalisti erano altri marti, c'era un Lannister, io giocavo un Martel, quindi vabbè. C'erano anche casate varie, poi diciamo classificate. Beh, il beta comunque non era male. No, era abbastanza male. Vario. Forse c'erano pochi Greyjoy, secondo me. Tra l'altro, Greyjoy che darebbero un sacco di problemi a esatto, mazzi come quelli di Nimer. È quello che ti volevo dire, perché poi andando a vedere altri tornei, scopriamo che molto spesso arrivano in finale, tipo, non dico due mazzi uguali, ma due mazzi a volte simili. Per esempio, abbiamo visto un altro torneo dove sono arrivati in finale due Martel. Uno Martel, l'altro Martel un po' diverso, Martel Stag, uno Martel... Cioè, vediamo molto spesso dei tornei in cui, o comunque tipologie di mazzi affini, magari arrivano in finale o comunque arrivano in fondo al torneo, ma però non c'è omogeneità tra questi tornei. Cioè, una volta vediamo i Martel, una volta vediamo i Targaryen, sì, una volta vediamo i Greyjoy... Cioè, c'è un parco di casate, che poi diciamo che sono Martel, Greyjoy, Targaryen e forse Tyrell, sì, Tyrell. In questo momento che fanno risultato. Però dipende dai tornei, e quindi io mi domando se non dipende tantissimo dal meta. Cioè, in questo momento, quello che trovi. Non, la verità è che non è che i Targaryen stanno dominando, secondo me. Sono una delle casate che sicuramente performa. Ma guarda, tanto per dirti una cosa che farà sicuramente ridere un casino i nostri ascoltatori, e sono contentissimo, però... Nimer finisce il torneo e mi dice: Andre, devi assolutamente provarlo, Cal, ti prego, provalo, perché vedrai che è un mazzo che ti darà delle soddisfazioni. Dico, va bene, avevo lì la lista di Nicolò, io la prendo, pari, tranne un piccolo cambiamento. Lui non gioca la corona, lo spiegherà credo nella deck analysis. L'ha spiegato nella deck analysis. Okay? Vabbè, io sono andato a 61 carte e ho messo la corona, ma il mazzo era completamente identico, Vado su Tronteki, la nostra piattaforma per giocare online, e trovo un gradito ospite, che è Michele Sommi, che non vediamo più sui campi da gioco da tempo, ma io ci segue ogni ancora, comunque viene anche e su Tronteki io lo vedo spesso giocare, quindi vuol dire che il gioco non l'ha abbandonato, ma... E quindi è graditissimo trovarlo. Con Greyjoy, con la Porta Rossa, con Great Kraken. Vi dico solo che al setup, io ho setupato anche bene, ma il suo setup prevedeva la Blackwind Crew, che erano quelli da tre con Pillage. Sì. E io il primo turno mi sono beccato una militare che non potevo vincere in difesa in alcun modo. Mi sono beccato una Raid in the Bay of Ice, inginocchiando la Great Kraken, perché tanto ci partiva, quindi non è che non ce li ha le warship.
e quindi qui, in cima mi ha buttato in cima a piazza e me l'ha pillaggiata. E fin lì ho detto, vabbè, l'ho solo persa, la partita non è compromessa. Al secondo turno è arrivato Euron, partita completamente compromessa. Personaggio sbagliatissimo. Se questo qua è probabile che queste cose qua potevano capitare anche in torneo. Poi Nimer ha chiamato bene, perché di Greyjoy, se non mi ricordo male, ce n'erano soltanto due. Potete comunque vedere le statistiche su Justin Pavilion. Comunque, in generale, e questo era soltanto per fare un recap, che ci sono in realtà tanti mazzi, secondo me, che possono fare risultato in questo momento, di casate diverse, almeno 3-4 casate sono assolutamente performanti, certo, in questo momento. E dipende molto 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 dal meta che si va a creare. C'è un po' di carta forbice sasso, diciamo, nel singolo torneo. Molto molto dipende dal meta, e infatti per questo vediamo arrivare in fondo magari doppio mazzo della stessa casata, e uno dice, ah, guarda come sta dominando quella casata, poi il torneo dopo vedi due mazzi in fondo di un'altra casata e tu dici, ma come? Ma in realtà è abbastanza normale. È un semplicissimo meta call. Bisogna stare attenti ai mazzi che ti pensi di trovare. Sì. Se volete venire a vedere giocare Nimer, o se riusciamo, io in realtà spero di poterci andare anch'io, questo weekend c'è lo Store Championship di Ranghirano. Sì. E quindi niente ragazzi, ci vediamo lì, se no vi vedrete con Nimer sicuramente, che è un po' padrone di casa lì, e quindi andate a trovarlo. Di guardare la deck analysis ve l'abbiamo già detto, vi lasciamo ai prossimi video del Conclave, siamo andati lunghissimi, un saluto, ciao, ciao ragazzi! A tutti!